Silenziose e solenni, verdissime e adagiate su luoghi incantati, le antiche faggete disseminate lungo il territorio italiano sono una delle meraviglie del nostro paese. Tra di esse una delle più rappresentative è la faggeta del Monte Cimino, cresciuta su di un antico vulcano spento. Ci troviamo a Soriano del Cimino, in provincia di Viterbo, il centro della Tuscia, la parte più bassa della Maremma, la parte del territorio etrusco che non ha conosciuto grandi ricchezze, ma che ha conosciuto uno sviluppo poi del periodo romano e medievale importantissimo. Siamo nel paese dove papi e antipapi hanno giocato moltissimo e siamo nella faggeta, è una delle faggete vetuste più intatte che esistano in Europa. È decantata al tempo dei Romani, prima il Vecchio decanta il cosiddetto sasso Naticarello o Rupe Tremante, che era un sasso immenso di natura vulcanica che è qui proprio all'ingresso della faggeta, dove venivano la maggior parte delle persone a passare i fine settimana giocando con questo sasso, perché basta una piccola leva per farlo tremare. È stata la selva che non ha attraversato Silla, non è riuscito. Però è stata anche dopo la patria del legno che serviva a Roma per i mattoni, per le fornaci. È un bosco che è talmente suggestivo che è stato set cinematografico di tantissime fiction e film che comunque hanno permesso di valorizzare il bosco senza rovinarlo. Il riconoscimento dell'UNESCO è una pratica durata da circa 6 anni, iniziata per convinzione da parte dell'amministrazione comunale della cittadinanza. Abbiamo avuto la capacità, insieme all'Università di Viterbo, che ringrazio, di coinvolgere altri soggetti. Abbiamo fatto un cartello che era nazionale, tra Soriano nel Cimino, il Parco Nazionale dell'Abruzzo, il Pollino e diverse altre realtà dove esistevano faggete vetuste, e questo ha permesso, dopo attenti controlli da parte dell'UNESCO, di ottenere questo riconoscimento, che è una cosa meravigliosa, ma è anche un impegno incredibile per le amministrazioni e per i cittadini. Le motivazioni che l'hanno portata al riconoscimento è che è una faggeta dove non viene più tagliato il legname, dove il bosco si ricrea naturalmente, l'unica operazione che facciamo noi è lo sfrondamento. Però sono anni che ormai il microclima si è ricostituito, le piante che cadono non sono morte, ma danno nuova vita ai muschi, ai licheni, e questo ha permesso negli ultimi anni una conservazione del bosco che è meravigliosa, un prato di foglie che è meraviglioso, che è il tappeto naturale della faggeta, e ha permesso a molte specie animali di ritornare in questo ambiente. Nel 2017 le faggete sono state inserite all'interno della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Luoghi dove il tempo sembra sospeso, nascosto tra gli alberi e le foglie di foreste che hanno accolto culture e genti assai diverse nel corso dei secoli, ma che hanno saputo mantenere forte la loro identità naturale.